Signor Presidente, le raccontiamo di noi e della nostra storia recente, omettendo per non tediarla tanti altri eventi ugualmente importanti, perché noi la consideriamo veramente, senza retorica, non solo il simbolo dell'unità nazionale, ma anche l'erede più prossimo dello straordinario compendio civile, giuridico e politico del quale stiamo parlando, ricordando Aldo Moro. Ecco perché la sua presenza all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università che ne porta il nome è una carezza per tutti coloro che hanno giurato fedeltà alla Costituzione, cui Aldo Moro, su questi presupposti, mise mano in modo certamente non secondario nell'Assemblea Costituente.